L'export a portata di tutti, spiegato passo dopo passo da professionisti con azioni concrete. È il progetto SIDEX, nome che deriva dall'unione di due parole inglesi, side, mettersi a fianco, in questo caso del sistema imprenditoriale Veneto, ed ex, abbreviazione di export. Un percorso che fa il giro della regione, provincia per provincia. Rovigo è stata la quarta tappa. Il Polesine è un'area che ha una vocazione anche logistica e la logistica è uno degli asset centrali dei processi di movimento e anche di internazionalizzazione. Internazionalizzazione non vuol dire soltanto vendere all'estero, internazionalizzarsi vuol dire anche partecipare a reti di fornitura o di produzione che scavalcano i confini nazionali, internazionalizzarsi vuol dire anche aprire filiali commerciali o filiali produttive in altri paesi. Lo conferma la Camera di Commercio locale che ha ospitato l'incontro. Stiamo assistendo con gli ultimi dati che arrivano ad una risalita, una ripresa dei rapporti con l'estero, che ovviamente si era del tutto interrotta nel corso del 2020, e in questa seconda parte dell'anno abbiamo dei dati che si stanno giungendo giorno per giorno che ci confortano senza dubbio in questa fase di recupero delle posizioni. Si è analizzato il caso concreto, l'interscambio con il Marocco, collegati da remoto con il paese estero. I dati parlano di ripresa e opportunità. Sostanzialmente le opportunità che si possono intravedere sono infinite. Il Marocco è un paese di opportunità. Credo di riuscire, spero di riuscire oggi a fare la mia presentazione proprio in questo senso, cioè la descrizione della storia economica e diciamo sociale degli ultimissimi tempi e soprattutto il futuribile del Marocco si traduce nella parola che è quella dell'opportunità.